Questa sera la connessione fa gli scherzi. Smettila di abbaiare. Rieccomi, rieccomi, rieccomi. Raga, scusate, c'ho la connessione che stasera è ballerina, a dir poco. Ballerina. Come Herbert, ballerina. Ma io volevo fare l'usciere. Ogni quanto bisogna cambiare la guarnizione. Oh, questo credo sia il post di Instagram di oggi che ti ha fatto cagare sotto, no? Ho letto col tempo fa passare l'acqua. Inoltre ho letto che se entra l'acqua salata bisogna cercare di tenerla in acqua possibilmente dolce. Allora Gaetano. Allora Roger si chiama il cane. Quello che succede è questo. Quando compri un orologio diver ha delle guarnizioni dentro. Il fondello ha praticamente un o-ring. E anche il fondello, il vetro. La smetti di avvaiare? Il fondello, il vetro e la corona hanno degli o-ring sostanzialmente. Che una volta premuti ad esempio dal fondello con la vite vengono, ermetizzano la cassa. Come se fosse una chiusura ermetica. Come una qualsiasi guarnizione di una bottiglia, no? Questa qua è una guarnizione. Pop! Una volta che la chiudi, questa è la chiusura tipo Panerai, cioè. Vabbè, scusate. E sostanzialmente questo accade. Una guarnizione è di gomma, non è un materiale eterno. E anno dopo anno, sale, sole, caldo, freddo, boom, quella si sbriciola dopo un po'. Quindi, ad ogni revisione è consigliabile, non è consigliabile, è necessario cambiare le guarnizioni ad un orologio subacqueo se si vuole usarlo in acqua. Ragazzi, sto andando oppure no? Mi vedete? Ok. Quello che può accadere se non fai la revisione corretta, quindi entra l'acqua, è molto grave. Per evitarlo bisogna cambiare le guarnizioni o comunque fare il test della prova dell'impermeabilità. Io lo consiglio di fare una volta ogni due estati prima di andare al mare, perché comunque durano parecchio le guarnizioni, non c'è bisogno di cambiarle tutti gli anni. Generalmente se fai un controllo annuale, a un certo punto se queste non si compromettono lo capisci con una prova dell'impermeabilità, se filtra aria durante il test. Di conseguenza l'orologiaio te le cambia, rifà il test e impermeabilizza l'orologio. Se entra l'acqua salata al mare dentro l'orologio possono accadere varie cose. Se ne entra tantissima che invade il quadrante, che invade il movimento, che è proprio tutto pucciato nell'acqua salata, è gravissimo. Ed è giusto quello che hai detto, è veramente giusto. Conviene prendere un bicchiere d'acqua, una bottiglia, qualcosa, riempirlo di acqua distillata e buttarlo dentro, con il fondello aperto. Se veramente entra l'acqua salata nel quadrante, nel movimento, dato che comunque si comprometterà con la ruggine, o rovinando il quadrante, male che vada, la cosa migliore che puoi fare è metterlo nell'acqua distillata, perché quella, non avendo sale dentro, in ogni caso lo porta via, perché non è l'acqua a rovinare il movimento, è il sale. Quindi nel peggiore caso che hai proprio l'orologio pucciato d'acqua, lo metti dentro l'acqua distillata, tutto, anche il quadrante, tutto, se non vuoi danneggiare l'orologio. Se invece entra un pochino d'acqua perché è entrata veramente una goccia e si è appannato, non è così grave. L'importante è fare prima possibile una revisione. Devi farla, perché altrimenti se è entrato un minimo di sale, quello corroderà tutto. Ma non c'è bisogno di metterlo nell'acqua, di buttarlo dentro nell'acqua distillata, sia chiaro. È importante farlo solo se ho visto una volta un date, un Rolex date, quindi un orologio costoso, vintage, porca puttana, stupido pirla, quello che l'ha messo in acqua, ed era completamente bagnato, cioè il quadrante c'era l'acqua con i pesci dentro, quindi in quel caso sì, conviene veramente smontare tutto se si riesce e lavarlo nell'acqua distillata. Perché il sale veramente i quadranti li distrugge, i movimenti li distrugge. Quello che avete visto su Instagram oggi, benvenuto il rugo, quello che avete visto su Instagram oggi era un movimento di un vecchio Rolex Date o Datejust 1570 automatico che ha fatto acqua, quindi uno che dopo anni e anni e anni di bagni a un certo punto la guarnizione pa, è seccata. Io stesso aprendo degli orologi vintage tante volte, a parte che tante volte non riesce ad aprire i fondelli perché la guarnizione si scioglie veramente e diventa come colla. Altre volte invece diventa talmente secca che nel momento in cui apri il fondello si spacca, cioè si crepa. Quindi volete fare affidamento su un O-ring vecchio? No,
fate la prova dell'impermeabilità e cambiate queste guarnizioni. Costano pochissimo, cioè non è necessario fare la revisione totale. Basta fare il cambio di guarnizioni se ce n'è bisogno. In ogni caso, prova di impermeabilità prima di andare al mare. Filippo, grazie mille per i 3 mesi di Prime. Grazie, 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 grazie. Spero di non crashare di nuovo con la connessione. Ne ho parlato un attimo fa di Eberhard, dello stesso motivo. Ragazzi, stasera ho un sacco di attività, tanti, tanti subs, tanti nuovi follow, grazie veramente tanto. Veramente di cuore, siamo quasi a 40 abbonati e... Lore Pibi, benvenuto nella Vrist Addiction, è quasi... abbiamo superato i 920 follower, ve lo faccio vedere, aspettate. Vi faccio vedere la mia schermata management. Vedete? 923 follower su Twitch. Ci sono io, il me stesso, tutto moltiplicato, tipo Rei Ayanami. No, non potete capire la citazione. RIP. Ma non puoi farmi questa domanda, Simo Poli. Manuel Maggioli, per quanto riguarda Seiko, è una delle persone più preparate d'Italia. Io non so nulla a confronto di Manuel Maggioli. Io so dei frammenti che Manuel Maggioli mi dà. Ad esempio, ho chiesto tante volte aiuto a Manuel. Simone Lucente, buonasera. Che bello quel Pikachu, bellissimo. Ciao Marco, cosa ne pensi del Bulgari Octofinissimo? Per me è bellissimo. L'ultima release, acciaio in premialità 100 metri in particolare. È un orologio meraviglioso l'Octofinissimo. Una meraviglia della tecnica e dello stile. In particolare della tecnica, cioè si sono inventati un movimento ex novo per farlo, un movimento sottilissimo, micro rotore, una meraviglia. E il cronografo è automatico, a guardarlo non si direbbe perché ha una massa non centrale, cioè è una cosa assurda, veramente fichissimo. Aerolandia, che cosa stai mandando? Tripaloschi, ma che mi bloccano live purtroppo. Posso mettere al massimo questo. Suca, bled. Bled. Faber, benvenuto nella Vrist Addiction. Ma quanti nuovi follower oggi? Allora, mi puoi dare un parere? Giorgio, che cos'è? Ancora, ma no! Mi buttano giù la live per il copyright. No, non è grappa. È un torbato, un whisky torbato. Perché si è alzato il volume di brutto della musica? Buonasera, Gabri. Quanto costa la prova dell'impermeabilità e il cambio guarnizioni? È una cosa che si fa in giornata o bisogna lasciare l'orologio? È una cosa che credo bisogna lasciare l'orologio se non ha già lì i pezzi, le guarnizioni compatibili. Alex, benvenuto nella Vrist Addiction. Praticamente, se è un orologiaio che già inizia ad avere come amico, niente costa la prova dell'impermeabilità. Ci vogliono 5 minuti a farla. Non costa niente. Se invece devi fare il cambio delle guarnizioni, ha dei costi che variano in base alle guarnizioni. Tutto l'intervento penso che ti costerà una ventina d'euro. 30 euro. Porsche, benvenuto anche te nella Vrist Addiction. Quanti. Ciao Marco, come procede per quella collaborazione con un marchio importante? E il coronavirus, il Covid-19 ha bloccato tutto. Tutti i loro piani imprenditoriali. Quindi se ne riparla tra qualche mese. Però mi hanno detto, tranquillizzandomi, che si farà lo stesso. So che ormai sei appassionato di Interstellar. E lo sono anche io. Cosa ne pensi? Non del Marf, ma del Khaki Aviation Day Date di Matthew McConaughey. Bellissimo anche quello. Non è il mio genere. Lo trovo un po' troppo sgraziato. Un po' grande come orologio, ma a parte quello un po' troppo sgraziato. Però è iconico, perché è suo. Secondo me diventerà molto collezionabile. Se il film diventerà iconico in futuro. Perché è iconico adesso, ma non quanto un alien. Certo, anche nei quarzi bisogna cambiare guarnizione. I quarzi hanno solo il movimento diverso, ma tutto il resto è identico.
Dovete cambiare le guarnizioni ai diver, non agli orologi eleganti o ai cronografi. Tanto quelli non ci vanno in acqua, non è necessario fare il cambio delle guarnizioni a prova dell'impermeabilità. Ho un Tissot Tasca anni 50 da donna, credo 33 mm, 32 addirittura. Come lo posso portare? Pantaloni catena tipo? Figata, se ti va di portarlo è un po' fuori tendenza, chiaramente. Puoi tenerlo in tasca, nella tasca, lo attacchi al jeans con una catenina e te lo tieni in tasca e lo tiri fuori. Sarà abbastanza vittoriana come cosa quella di tirare fuori l'orologio, no? Dalla tasca e di metterlo dentro un po', poi ti tocchi la barba con il monocolo. È un po' fuori tendenza, però ci sta, cioè è divertente. Non l'ho mai fatto, non ho nessun tasca. Prima o poi dovrei comprarmene uno, però. Casso. Mio padre ha un Calvin Klein. Io quando vado a fare la spesa non lo faccio uscire e gli faccio mettere il casio rotto. Ah, addio, dai, Giorgio, non ti fare problemi. Non insultare nessuno, tantomeno tuo padre. Ehi, i Persiodo Tasca sono tra i pochi moderni che fanno ancora tasca nella fascia economica. Perché gli altri che si dedicano tanto all'orologeria da tasca sono le grandi maison che fanno veramente cose costosissime. Marco, qual è il Navigator? Quello con il vecchio anni 70 con la ghiera girevole? Qualcuno mi ha parcheggiato la ma sul modem della fibra. Ciao Marco, esistono dei siti di orologi che sono specializzati nel vintage. Altro che Paolo, la stessa Chrono 24 campa per gli orologi vintage. Katawiki è specializzata tanto 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 nelle aste degli orologi vintage. Oppure vari siti di singoli venditori. In Europa non ce n'è tantissimi e non sono tanto sviluppati nella parte e-commerce, però esistono i siti di vari negozianti, molto affidabili anche. Steinhardt, sì o no? Sì, dipende dalle referenze. Ce ne sono alcune che fanno impazzire, come ad esempio le referenze homage di orologi che ormai non esistono più. Quindi di fatto non sono più copie, sono omaggi a qualcosa di un'altra epoca. Comprare su Subito funziona che devi stare attento e fidarti del prossimo tuo. Non hai garanzie di nessun tipo. È molto utile fare lo scambio tra privati. Comprare online su Subito.it devi avere un pelo, devi fidarti. Il 15-21, bellissimo, li vale tutti per me quei soldi lì. 700 euro, ETA 28-24, aspetta che lo faccio vedere. Design super iconico, una delle case più importanti del passato per quanto riguarda le casse, squale, storia dell'orologeria. Ed è un ottimo diver, poco da dire. Quel prezzo lì li vale tutti, 700, 600, 700 euro vale veramente un botto. 500 metri, insomma, un signor diver. Signor diver. Tu hai detto che si deve cambiare le guarnizioni nei due stati, no? Test dell'impermeabilità. Io il mio Timex l'ho comprato ad ottobre e non ho mai nemmeno fatto un'estate, però ogni giovedì lo uso sempre per andare in piscina. Allora, no, vai tranquillo, vai tranquillo. Ogni 2 anni la prova dell'impermeabilità dall'orologiaio. Non cambio di guarnizioni. Il tuo Timex, adesso non mi ricordo che orologio è, ma sono fatti apposta per essere vissuti. Non importa fare i test di impermeabilità. Se ci tieni tanto tanto, tra 2 o 3 anni fallo. Ma finché sono nuovi, tutti gli orologi più o meno resistono all'acqua. Alcuni di più, alcuni di meno. Quelli con la corona a pressione, dico. Ricordo ancora del video che facesti sulla fregatura del tuo amico, di un tuo amico. Non era un mio amico? Della truffa Rolex? Mi si apre da sola la parte di sicurezza della clasp del samurai. Come fa ad aprirsi da sola?
si è allentata, si è piegata la clasp, probabilmente porta dall'orologiaio, magari inavvertitamente, oppure per un difetto è leggermente piegata e non si chiude bene. Magari l'orologiaio te la raddrizza. Mi sembra strana come cosa. Il Rolex con una cassa da Oyster Quartz ma con movimento automatico. Sinceramente non ricordo, ne ha parlato Davide Cecchini in uno dei suoi video, mi sembra. Sono referenze molto rare, con la cassa stile Oyster Quartz, esatto, con i bracciali integrato, ma automatici. Sinceramente non ricordo la referenza perché sono abbastanza rari. Però sono veramente belle. Aspetta ragazzi, mi dispiace per il samurai, a me è mai successo e l'ho vissuto parecchio. Non era un mio amico, era un iscritto. Secondo te, come faccio a trovare info sempre sui Tissot Tasca del referente? Allora, se è un modello usato, Marco, è difficilissimo, se non impossibile, trovare dei Tasca in particolare, una documentazione su internet, perché non sono ricercati, non sono collezionabili e nessuno ne parla, nessuno ha fatto delle forumate dove ci sono informazioni a riguardo. Puoi provare a cercare dei cataloghi, ma se è vecchio vecchio la vedo durissima. Gli orologi da tasca sono un mondo a parte, ragazzi, nessuno ne parla, pochi, quindi si sa pochissimo riguardo al passato, pochissimo. Allora, ritorno a dire, vai dall'orologiaio Gaetano e vedi un po' se per caso è storta. Magari basta piegarla un po' e non si piega e non si apre più. 100 euro un Omega da tasca? Mi. No, magari col quadrante ristampato o mezzo sfasciato. 100 euro mi sembrano proprio pochi. Ho notato che Calvin Klein su certi orologi monta il 28-24. E ho scoperto che è di Swatch Group. Sì. Rinascerà come marchio decente. Hanno sempre fatto fashion watches un po' più validi rispetto agli altri. I Calvin Klein con movimenti svizzeri, vetro zaffiro, movimenti anche automatici. Quindi non ne ho mai parlato particolarmente male perché li ho visti, provati e comunque sono un gradino più in alto tendenzialmente rispetto alle altre porcate. Anche se anche loro hanno fatto delle stronzate, Non li considererei orologeria in ogni caso. Magari in futuro veramente punteranno a investire tanto nella vera orologeria e magari quel giorno saranno validi, sì. L'orologio più vecchio che hai tenuto in mano. Ma probabilmente qualche tasca anni 20-30. Vedo alcuni miei conoscenti che indossano dei Sector con pulsanti a pompa e corona a pressione così in penalità 100 metri. Verità, sì, assolutamente vero. È pieno zeppo di orologi crono, anche solo tempo, con corone a pressione 100 metri. Semplicemente perché hanno dei buoni o-ring, hanno delle buone guarnizioni. Una volta che si seccano quelle, però, hai meno garanzia di tenuta, perché la corona vite ti aiuta un po' di più in questo. Una guarnizione anche non sanissima, se chiusa con una corona vite, è più resistente. Poco da dire. Beh, comodi un parolone per i tasca, Tenere un orologio in tasca e tirarlo fuori ogni volta per leggerlo non è comodissimo. Sono particolari, sì, sono affascinanti, ma comodi. Se si è passati al polso è un'evoluzione diretta di quel mondo. È difficile che si torni indietro. È come dire, torniamo alla macchina a vapore o torniamo allo stile delle macchine di una volta. Non si fa più, perché ormai lo stile è cambiato. La tecnologia delle macchine di ora nessuno rinuncerebbe. La comodità di questa, no? Se capiterà di recensire, di avere tra le mani un Ward, un Christopher Ward, assolutamente. Deve avere il panciotto.
Ma il tasca da portare in giro è un po' kitsch. Esatto, non volevo dirlo, ma lo penso anch'io. Oggi ho preso da Pasquali Domenici, orologeria online, un Max B da 34 mm 520 euro. Che dice, minchia, ottimo prezzo per un orologio nuovo di quel calibro lì, è un ottimo prezzo, veramente. Nice. So che si trovano di secondo polso anche a 400, ma usati. Niente male. Devono vendere in sto periodo di crisi qua. Sempre per gli samurai, se cambiassi clasp, corona di ottima. Se ne trovi una che ha la stessa misura, puoi divertirti e provare. Ah, dici di cambiare tutto il bracciale, non solo la clasp? Secondo me, in orologi sotto i 2000 euro, visto che montano praticamente tutti i stessi movimenti prefabbricati e tosellita, il movimento costa ben poco e mi concentrerei quasi esclusivamente sulla qualità costruttiva, materiali e blasone del marchio. Che ne pensi? È un'ottima cosa quella che dici. Il tuo nome è blu e non vedo niente. Alpecis. È una cosa fondamentale quella che dici, perché è l'essenza stessa dei microbrand, che fanno tanta qualità, offrono tanta qualità a livello costruttivo, mantenendo il costo basso, con movimenti di fornitura. E la scelta di avere dentro un NH35 o un Miota Serie 8 o un ETA 2824 non è sempre qualcosa di negativo, ragazzi. Nadio, benvenuto nella Barista Addiction. Non è qualcosa di negativo sempre, perché dà la possibilità di investire in altro. Dà la possibilità di costruire l'orologio bene a livello esteriore, di curare bene il quadrante, di fare una linea unica, di fare una cassa magari made in Italy come questa, con un movimento di manifattura. A parte che non ce l'avrebbero fatta a livello industriale a fare un movimento di manifattura. Poi, per favore, cambia nome o ti banno. Il movimento di fornitura sotto una certa soglia dà la possibilità alle case di sviluppare un'estetica interessante. Questo è poco ma sicuro. È una cosa giustissima quella che hai detto. Vedi, Gruppo Ardito, costano il giusto per essere comunque orologi fabbricati tutti in Italia, a parte il movimento, perché non hanno dovuto investire una marea di soldi per fare i movimenti. E sarebbe impossibile in Italia, ora come ora, siamo a una fase embrionale di quella che potrebbe essere una manifattura italiana vera. Però non è da escludere il fatto che qualcuno possa iniziare a farlo. Comunque sì, vai a vedere ad esempio il 6 Comeka Quartz o la 719 Baltic, i movimenti giapponesi, Miota Serie 9, acqua, viene fuori l'acqua, il Baltic Aquascaf, bellissimo diver, con una linea stupenda, proprio perché sono dedicati all'estetica e alla cura, quando il movimento era economico e affidabile. Ma nei cinturini in gomma, quelli per Rolex, se si vuole montare su un samurai, si può mettere la clasp di Seiko? Devi vedere se i finali si combaciano intanto. I cinturini Rolex non hanno i finali della forma del samurai che è dritto. È difficile adattare un cinturino. Direi di prendere un cinturino in gomma standard. Federico, ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Marco, mi consiglieresti un orologio da donna stile Cartier-Tank da regalare alla mia ragazza sotto i 1000 euro? Fammi pensare. Ce l'ho. Ce l'ho. Aspetta, dammi un secondo. Ce l'ho, eh. Oh, minchia, siamo già un'ora di live. Si è fermata la musica. Ce l'ho il Longin Dolce Vita. Mi pare che più o meno sia su quella cifra lì. È un tank praticamente. Se la custa il Dolce Vita. Aspetta, è bellissimo. Però non mi ricordo quanto viene. Mi puoi dire il prezzo, per favore? Longin. Longin, mi dici il prezzo? 1500 euro. Secondo me in boutique te lo mettono pure a 1000. È un bellissimo orologino. È un tank. Movimento automatico. Adesso andiamo a vedere che movimento ha. Ah, ecco, appunto. Stavo andando a indagare sul movimento. Ha problemi con la massa oscillante? Cosa intendi? Che movimento ha? Un L592. Vediamo un po'. Dato che è un movimento, immagino sia molto piccolo.
L592. Guarda, non avevo mai sentito di questi problemi. L592 movement. Ma perché non va? Oh, 500, 592. Cosa ho scritto? Perché dovrebbe avere problemi la massa oscillante? Il rotore non caricasse bene. Ok. Aspetta, L592.4. Ecco, lo stesso che ha incassato. A dire il vero, qui non mi esce il dolce vita. Un attimo qua. L592. Quanto è grosso? Cassa da 28 mm di diametro. E il movimento ci entra praticamente perfetto dentro lì. Cioè, ci entrerebbe, credo, un 28-24. Però 28 mm. Longines L592. Dammi un attimo, devo capire che movimento è. Devo scrivere Longines dolce vita movement. Peccato che non mi mette le foto del fondello. Non trovo nessuna foto dell'orologio con il movimento. Ah, che schifo, madonna. Le mesone che non ti mettono le foto del movimento. Proprio non sanno lavorare. No, non sanno lavorare. Ma non capisco per quale motivo dovrebbe avere problemi. Quello stesso movimento è incassato in... è incassato nel Master Collection. Non capisco sinceramente quest'ansia. È un normalissimo orologio solo tempo. È un 2892 modificato. L'hanno risolti quei problemi. So che anche Amico Orologiaio aveva definito il 2892 problematico per la carica. Quelli vecchi. Ma credo che l'abbiano completamente risolti. Tutorial per cambiare cinturini? Cassoni ne ha fatto uno. Riguardo a V8, sono belli gli automatici, veramente carini. Quelli nuovi che hanno fatto adesso, quelli da aviazione. Da che prezzi si cominciano a vedere orologi che montano movimenti di manifattura? Nomos è un po' una mosca bianca, ma riesce a fare manifattura a 1200 euro tedesca. Manifattura svizzera almeno 3000 euro. Ad esempio Baume & Mercier, con il Baumatic 5 Days. Altri che fanno manifattura in Svizzera a prezzi bassi c'è Frédéric Constant, che è una manifattura svizzera. Movimenti, oddio, non li definirei del tutto in-house perché c'è una forte spinta da parte di Citizen dietro, ma li fanno in Svizzera. Quindi ecco, 2-3 mila euro minimo per fare manifattura in Svizzera, all'esterno meno, perché sia per essere più concorrenziali, sia per lanciare il prodotto di più. Nomos, ad esempio, fa delle ottime cosine. Una cosa, nel video della collezione degli orologi avevi detto una cosa riguardo i crono, che conviene sempre tenere in moto il modulo cronografico. No, non è vero, Gaetano, non è assolutamente vero. Va fatto con i 61, 38 e 39. Perché? Semplicemente perché il movimento va meglio. Il movimento rimane più preciso, il movimento rimane più rumoroso se il crono va. E l'innesto verticale non stanca la macchina. Anzi, se usi il crono, è meglio evitare di usarlo. Se lo continui a usare e spacchi l'innesto verticale, non lo trovi più. Perché sostanzialmente non c'è più fornitura. Quindi conviene usarli come solo tempo. È il mio consiglio. Vanno e si possono usare come cronografi, ma per evitare problemi io dico di usarli solo come solo tempo. Bogo, benvenuto nella Wrist Addiction.
No, ma non hanno assolutamente calato Sphinx. Panerai ha alzato di brutto la qualità adesso. È la cosa che manca adesso forse è lo spirito, l'essenza, il pensiero. Li trovo un pochino raffazzonati, se non veramente mille complicazioni inutili, fondelli a vista dove non ha senso, impermeabilità scarsa. Ma la qualità è altissima, hanno fatto movimenti in house bellissimi, Panerai, altro che... Richmond ci ha investito parecchio in Panerai, ma la qualità probabilmente è salzata rispetto al passato. Prima montavano ETA, Unitas. Secondo il tuo parere, perché nella community di orologeria, da quello che ho visto almeno in Italia, si parla per la stragrande maggioranza di Seiko? Che opinione hai tu in merito? Si parla tanto di Seiko, Marco, perché... Ma se ne parla ovunque di Seiko, tantissimo. Vedrai che nelle community all'estero tantissimi parlano di Seiko, soprattutto nella community di TGV all'inizio si parlava un botto di Seiko. Si parla tanto di Seiko perché è la marca più iconica nella fascia entry level, quella che ha fatto di più la storia, e alla quale però si riesce a comprare a prezzi abbordabili. Chi comincia spesso si approccia con un Seiko e ne rimane innamorato. Prova a pronunciare il mio nome. Stavo pensando al Tudor Black Bay Chrono, che lo trovo bellissimo, ma non so cosa mi possa servire il Chrono se non per la cottura della pasta. Gaetano, la cottura della pasta è anche per fare la pizza e le lasagne, senza ombra di dubbio. Longines montano calibri in house? No, Longines non monta più calibri in house dagli anni 80, mi pare. Perché non... da quando sono stati comprati da quella che oggi è Swatch Group, hanno perso quella cosa. Hanno dei movimenti che sembrano di manifattura, perché li guardi non si capisce cosa sono, ma sono ETA pesantemente modificati e molto ben rifiniti. Bellissimo il Viewmatic. Sembra l'unica pecca la corona pressione. Trovo che per la cottura della pasta sia più comoda la ghiera di un sub. Assolutamente. Secondo me i sub per fare la pasta sono comodissimi, perché sono immediati, no? E vedi subito la minuteria con la lancetta dei minuti, vedi 8 minuti, 7 minuti, e poi l'assaggi, e quando arrivi al minuto della decompressione 10, forse è cotta. Tommy, buonasera. Ragazzi, vi mando uno spot, che sono un money grabber fottuto. Tommy, grazie per il follow e benvenuto nel club della Wrist Addiction su Twitch. E siamo 930 persone. Caspita. Via con lo spot. Sei andato. sei andato. Rispondo non appena finisce il minuto. Ma cazzo, mai visto un tuo spot? Non ho visto... Sì, è molto alcol, molto alcolico. Sì, sì, sì. Però c'ho anche l'acqua, eh. Non va? Niente spot? Niente spot. Pazienza, pazienza. Ah, l'ha visto. Sphinx l'ha visto. NASA, buonasera. Vabbè ragazzi, a qualcuno va, a alcuni no. L'ho visti i nuovi Chronomat, sono molto belli. Molto belli, mi piacciono. In linea con lo spirito della famiglia. Le Pringles, minchia, chissà quanto mi pagheranno. 20 centesimi. Ne sei sicuro, Tommy? Sei sicuro di non volere un Marco Braco Briaco? Bel pezzo. Il fatto di possedere qualcosa che è stato fatto in Italia a livello costruttivo è bello. Prima o poi magari avremo dei movimenti fatti in Italia. Io continuo a sperarci. Ed è... Il movimento, anche se non è un ETA 7750, è un trattore. Lo stesso, perché è un clone. È un po' meno trattoroso del 7750, però siamo lì, rumore lo stesso. Sì, calamai. Un diver per polsi piccoli economico?
economico, vai a vederti la mia top 10. Ho fatto una top 10 per i diver economici per polsi piccoli. Sotto i 1000 euro, mi pare. Vostro canfibia, prenditi un vostro canfibia, quelli con cassa da 39 mm. Gruppo Ardito in Italia, ad esempio. Tazzi! Tazzi! Grazie per i 3 mesi. Il Breitling Super Ocean da 36 mm è stupendo. Bellissimo, veramente. Ed ha il movimento di in-house, quello super figo. Bello. È la versione... Aspetta, no, aspetta. Il 38 mm aveva il movimento in-house. Non mi ricordo se ce l'ha anche l'altro. Vediamo. Vediamo. Omega Watches, Seamaster... Andiamo a vederlo, sono curioso. Voglio vedere che movimento ha. Ta-ra-ra, ta-ra. Tan, 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 tan. Allora, Planet Ocean 600 metri. Vediamo. Scopri la collezione. Scopra la collezione. Devo dire che il sito di Omega è uno dei migliori come sito di orologeria di lusso. Modelli in titanio. 39 mm. 39 mm. Dove cavolo è? Chissà che movimento ha. Aspetta, potrei essermi sbagliato, eh? Allora, Planet Ocean 36. Vediamo se lo trovo. Avete un link, ragazzi? Così mi aiutate? Del 36 mm? Confermo. No, torno indietro. Il sito di Omega fa cacare. Ma ho letto Planet Ocean e non Super Ocean. Ho letto veramente Planet Ocean. Però so che l'hanno fatto anche da 36, mi pare, no? Scusate, sono drogato, sono ubriaco, sono fuso, non ce la faccio più, raga. Scusa. Mandami il link del Super Ocean, del Planet, del Super Ocean. Seiko Save the Ocean, Oris Clean Ocean, Breitling Super Ocean, Omega Planet Ocean. Ce ne altri? Volete prendermi in giro ancora? Mamma mia. Scusatemi. Ma cosa basta alcol? L'ho appena iniziato, cigno. Comunque, i nuovi Breitling Super Ocean da 36, da 36. Andiamo a vederlo. Hanno presentato il Navi Timer a suo tempo, vero? Pa-pa. Vabbè, sono i modelli teoricamente Lady. Allora, io non mi ricordo se sono stati presentati nuovi di recente, ma quelli che trovo sul sito in questo momento, perché io ero rimasto ai nuovi Chronomat e ai nuovi Navi Timer solo tempo, quelli da 35. Da 36 mm, se ad esempio uno di questi è molto femminile, non è un orologio adatto a un uomo, questa colorazione perlomeno, però è un diametro bellissimo per un sub, per un piccolo sub. E se c'è una versione un pochino più maschile, io direi perché no. E dovrebbe avere un movimento ETA based. Cinturino, dimensioni, cassa, calibro Breitling 17. Che movimento è il Breitling 17? È un Sellita SV200.
Peccato che montino dei solo tempo a differenza dei, scusa, dei movimenti di fornitura a differenza dei crono. Mermex. Chi è che deve essere bannato? No, ma poverino, ma ragazzi, non dite stronzate. Ha scritto una cosa importante. Cosa ne pensi degli Apple Watch? Apple Watch per me sono oggetti. Ma esatto, ma non fate i grandoni, ragazzi. Non ha fatto una domanda da blast. Fate meno i cancri, per favore. L'Apple Watch è un meraviglioso oggetto. Ok. Vabbè, è un meraviglioso oggetto di design e di tecnologia. Non è un orologio. È un telefono camuffato sul polso. Quindi, se uno è appassionato di orologeria, è ovvio che, ovvio che ci rimani un po' male quando vedi un Apple Watch. Però ci sono tante altre persone che non gliene frega nulla dell'orologio meccanico e vogliono qualcosa di comodo e tecnologico. Quindi, ci sta. Qualche scatto del tuo samurai? Vediamo. Cacchio, che bel profilo. Vediamo. Mega marchettona. Mi ha dato 5.000 euro. E foto 9 JP98 qua. GP. Ma che belle foto. Che belle foto. Bella foto, in particolare questa. Molto bella. Con il riflesso del lume. Ma anche questa, veramente bella. Nice. Intendevi questo? Ok, grazie Andrea. Vabbè, è identico all'altro. Movimento Breitling 17. È identico da 36. Bellissimo però. Super sportivo arancione. Carino, carino veramente. Concepito per le donne che desiderano un orologio in grado di coniugarsi versatilità, prestazione e stile. È un diver da 36, quindi con un quadrante molto molto piccolino, sporge di brutto la cassa, eh? Però bisognerebbe vederlo dal vivo per rendersi conto di quanto ingombra. Però è molto bello, movimento affidabilissimo, sellita. ETA, sinceramente ho visto la forma, non saprei dirti se è un sellita o un ETA, così dovrei andare a informarmi un po' di più. Ma sono affidabili, fanno il loro dovere e secondo me dovrebbero smetterla di chiamarli da donna, perché uno che ha un polso grande quanto quello di una donna va benissimo un orologio del genere. Non abbiamo tutti il polso da 20. Ma è un Breitling, il prezzo è giustificato perché è un Breitling, poi magari non lo paghi così, un 36 mm così non lo vendono ma neanche la vita tutti i giorni, quindi secondo me un 25 te lo fanno tutto se rompi coglioni al venditore. Quindi tendenzialmente la lamentela, tra virgolette, che viene mossa attualmente a Panerai è questo loro cambio di rotta che snatura un po' le loro origini. Sono molto interessato all'Uminor da 40 mm, l'unico con diametro umano. Non escludo l'acquisto appena riesco a scendere in Italia. Sphinx è esattamente questo. Il problema di Panerai sono i panieristi, gli appassionati di Panerai, che sono ancora ancorati all'epoca pre-Richmond, o comunque solamente ai modelli giganti e a carica manuale. Per loro il Panerai non può essere automatico, per loro il Panerai non può essere. Non può essere un minimo complicato. C'è modo e modo. Loro sono troppo puristi. E il fatto veramente sono impossibili i panieristi. Sono terribili. Cioè, un Panerai da 40 non è un Panerai. Anche se l'ha fatto la Panerai. Anche se sul quadrante c'è scritto Panerai, la cassa è quella. Il movimento è valido. No, non è un Panerai perché era bello quando si stava meglio quando si stava peggio. Una volta li facevano in Italia, le casse, eccetera, avevano un altro spirito, ovvio, è un po' un peccato, ma la casa, se la si ama, la si deve capire, non dico amare per forza, ma la si deve capire e giudicare in base alla modernità, non solo al passato. E Panerai sta lavorando bene su alcuni modelli, molto male su altri, secondo me.
scheletrati, mega complicati, che non servono a nulla, cioè... Qual è per te un orologio brutto? Domanda seria, anche se non lo sembra. Valentina Peach, benvenuta nella Brist Edition. Un orologio brutto. Molti casi G-Shock mi fanno cacare. Molti Ulysses Nardin moderni mi fanno cacare. Una volta mi facevano cacare gli Uruwer, che sono brutti, ma in generale tanti orologi importanti con design rivoluzionario sono orribili. Una volta mi facevano cacare i Richard Mille, adesso mi cade l'occhio e li guardo. Anche se ovviamente non li comprerei mai, neanche se avessi soldi, ma probabilmente ho iniziato a capire il tipo di posizionamento e i gusti delle persone alle quali piacciono. Quasi nessun orologio mi fa cacare, a parte veramente i fashion watches, i falsi e poche altre cose. In generale sono diventato molto più globale come appassionato. L'orologio del follow è un pallucella. Il triangolino. Ho un polso da 16,5, con i 42 mm sono davvero al limite, salvo lag to lag davvero ristretti. Mi dissocio dai Richard Mille. te credo. Sono orologi strani, molto giocosi, da ricco. Una volta mi facevano ribrezzo, adesso meno. Ah, gli Invicta, è vero, alcuni Invicta sono terrificanti. Concordo. Non sono molto informato di orologi, ma vorrei chiederti come fai a capire che un orologio è di qualità. Si parte sempre, la prima cosa che devi guardare non è un fattore così, non è un fattore fondamentale che deve essere la cosa più importante, ma la prima cosa che devi vedere quando guardi un orologio è il movimento che lo anima. All'esterno due orologi possono sembrare simili, ma sotto la veste può esserci un movimento al quarzo poverissimo da una parte, e dall'altra un movimento automatico. E ci sono varie enormi differenze anche tra i movimenti automatici. Ci sono movimenti automatici economici e movimenti automatici di qualità e molto costosi. Quindi cerca sempre di analizzare il movimento, cerca di capire qual è, approfondisci, vai sui forum, leggi, vai su YouTube e cerca di capire che movimento incassa. Quella lì è la prima cosa. La seconda cosa è cercare di vedere immagini reali di quell'orologio, capire se la cassa è massiccia, robusta, come posso dire, ben lavorata, e non semplicemente un pezzo di latta, come possono essere tanti orologi che vedi su AliExpress o su Instagram nel vari dropshipping con i fashion watches tutti uguali. Si parte dal movimento e poi si cercano di vedere recensioni per vedere come è fatto l'orologio a livello di lavorazione. Questo. Anche le case più famose fanno orologi al quarzo sovrapprezzati. Bisogna stare attenti a non prendersi l'inculata a pagarli troppo. La storia di Audemars, cioè, parliamone. Grazie NASA. L'hai visto il video, immagino, no? Hai visto un nuovo Hublot Casa Tonneau? Sì. Sì, ho visto dal vivo. Mi pare di aver visto dal vivo un Hublot che era identico a un Richard Mille. Hai visto lo Yungans Chronometer Chrono recensito da Davide Cecchini? Non ancora. È carino, ma non mi fa impazzire. Ho capito col tempo che io e Davide abbiamo un apprezzamento per gli orologi molto diverso. Il Maserati spero e confido nel fatto che me lo vada a prestare un mio iscritto, perché non ho intenzione di comprarlo. Vado contro la mia promessa. Proprio no. Come faccio a consigliarti un orologio di qualsiasi tipo, Lore? Ce ne sono una marea. Vuoi vederti le mie top 10? Ormai ho fatto le top 10 apposta per rispondere a questa domanda. Buon crono su 2000 euro. Mega Speedmaster Reduced o Longines Big Eye? Il Big Eye tutta la vita. Perché è nuovo, perché ha un movimento migliore.
Illuminor da 38 mm sono particolari. Questi qua sono veramente carini, eh. Veramente carini. Il movimento è un automatico di manifattura, scheda, informazioni tecniche. Movimento, cassa, lunetta. Perché non mi dice il movimento? Condividi. Ha il fondello chiuso, figata. Però non trovo nessuna informazione sul movimento. Grazie del prodotto, informazioni commerciali, informazioni tecniche e non mi dice il movimento. Quadrante, fondo, fibbia. Ah, eccolo qua, P900, scopri il calibro. Il Panerai P900, il sito fa schifo, non funziona. Il movimento è un automatico con micro rotore, alla faccia. Ah no, scherzavo, non è vero. Non è vero. È un movimento, un bel movimento in-house di manifattura. Sabbiato, abbastanza semplice. Il Panerai dice che è impermeabile fino a 30 metri, giusto? Non è giusto. La cagata di sti nuovi Panerai è che non si sforzano per niente a farli impermeabili. Ed è un po' una cagata. Questo è il senso della cagata. Cioè, mi fai un Panerai. Cioè... Panerai è forse una delle case che ha fatto orologi subacquei più antica della storia. E mi fai un 30 metri. Con questo sistema di chiusura. Ma sei un criminale. Sei un criminale. Non riesco a capire. Cioè, in passato li facevano 300 metri con questa stessa chiusura. Non capisco perché siano diventati 30. Ma lo stesso Luminor in passato era 300. 300. Cioè, perché... Perché 30 metri? O hanno sbagliato sul sito a scrivere 3 bar anziché 30 bar? Cioè, raga, quel sistema di chiusura è brevettato da Panerai. In passato funzionava. Non capisco, sinceramente non capisco perché l'abbiano fatto 30. È una stronzata. Una stronzata orribile. Questa sì, questa è una cagata colossale. Lo stagista avrà scritto uno zero in meno sul sito. Andavano in guerra. I Radiomir avevano la cassa. Andavano la corona. Avevano la corona vita e Rolex. I Radiomir erano praticamente dei Rolex. No, non hanno sbagliato, Simone. Sono 30 metri. No, no, ma non sto scherzando, raga, sono 30 metri e stavo trollando, chiaramente. È 30 metri anche questo qua? 30 bar. Ah, 30 bar, questo è un 30 bar, ok. Ok, questo è un 30 bar, con la stessa cassa un po' più grande. Non capisco, cioè, non è che manca, non è che aveva... Aspetta, fammi vedere. Il link di prima è il Luminor 2, fondello a vite. Dovrebbe essere a vite il fondello. Quindi perché? Cioè, se hanno tutti e due il fondello a vite, se hanno tutti e due il sistema di bloccaggio ermetico brevettato, perché uno è 10 volte più resistente dell'altro? Ma no, non capisco sinceramente. Non hanno avuto la minima voglia con quella cassa piccola forse di osare un po' di più e di migliorare l'impermeabilità. Forse non ce l'hanno fatta davvero. Cioè 30 metri un Daniel Wellington, raga, non esiste. Come errore sul web, Marco? In che senso errore sul web? Si sono dimenticati... No, non può essere un errore sul web. No, no, non è un errore sul web. C'è scritto. C'è la foto del fondello scritto 30 metri. Cioè, non scherziamo.
30 metri, cioè mi viene da ridere. 30 metri.30 metri. Panerai. Fatemi un meme, vi prego. Ma come mai 6,5 su Amazon, bracciale tessuto, sono tipo a 170 euro? Perché Amazon vende gli orologi ormai a prezzo di listino quasi, perché sono finiti 6,5. Non li comprare a quel prezzo, è una follia. I 6535. Ciao. Ciao, ciao Phil. Fammi vedere, dammi un'occhiata che referenza è. Che carini questi qua, quelli con la ghiera, sono parecchio vecchi, quelli avevano fatti anche con la lunetta zigrinata. Ma sono orologi da 3000 euro. 2500. I Seiko 5 sono fuori produzione, sì. Da un pezzo. Sì, la chiamerò sicuramente così. Santu, benvenuto in famiglia nella Brist Addiction. Meme con feltri. Vedo che seguite allora un po' la community. Sono dei grandi quelli di Memechanical. E dovete seguire anche sentiti libero, Saveri, di mettere il link della pagina. La pagina dei meme dei meme in particolare dedicati al canale. Parlando di orologi da ricchi, cosa ne pensi degli orologi Jacob & Co? Sempre detto, opere d'arte. E l'ho appena detto che c'è anche Memex. L'ho detto di mettere il link. Post corona tornerà a vendere a buon prezzo? Stanno tornando già adesso a vendere a buon prezzo, solo che la fornitura è ben poca. Cioè, tipo, i Kamazu sono finiti di nuovo tutti nel giro di una settimana. Però sì, vai tranquillo, che tornerà tutto in regola. Ero schifato dal Frank Muller Casablanca. Poi ho visto al polso di un amico e sono rimasto impressionato da quanto stava bene. Orologio sportivo dai 3-4 mila. Un Diver, un GMT, un Crono, cosa intendi? Pareri sul Timex Q Ratio. Carino, un quarzo assolutamente super, super apprezzato, ma è bello, un bel pezzo esteticamente parlando. Ecco ragazzi, andate tutti a seguire la pagina su Instagram, il link che ha messo De Cigno, per andare a seguire la pagina dei meme del canale. Ci sono due o tre ragazzi che la seguono, sono bravissimi, fanno dei meme, l'hanno appena aperta, ma sono simpatici. La squadra degli admin. Che prospettive ci sono secondo voi per Jacob & Co nel futuro? Un mercato separato per gli appassionati del brand, inteso per chi acquista oggi? Non capisco cosa intendi. Cosa intendi?
Mercato separato in che senso? Ragazzi, fuori le domande. Direi che ci diamo un quarto d'ora e poi si chiude. Sportivo barra diver, ok. 3.000-4.000 euro diver, ci prendi... direi che ci prendi un Omega Seamaster come il migliore probabilmente in quella fascia lì, è l'Omega Seamaster con il movimento di manifattura come street price. Anche un Pelagos, sì. Sì, però Omega è sopra, Omega è sopra rispetto a Tudor, ma proprio non ci vuole molto a capirlo. Sto aspettando un po' che calino per prendere un Kamazu nero e un Casio calcolatrice ignorante, dato che mi piacciono i Casio sullo stile vintage e un po' strani. Magari in futuro un bel Vostoccone, dato che il mio budget è sempre basso. Ma vai su Mera non per un Vostock, il prezzo è sempre quello. Beh, 160 euro un crono comparatore, anche se è cinese, ma se funziona, perché no? Io prima o poi me ne comprerò uno. Sia per imparare a regolare gli orologi a casa, che soprattutto per testarne la precisione di quelli che arrivano. Ma guarda, il Kawasu Andrea stava a 180 euro quello nero. Sinceramente l'ho visto solo una volta a meno ed era a 160, ma lo stavano veramente regalando quella volta là. Era incredibile quel prezzo. Forse meno ancora, era incredibile. Producer Michael che si compra un Twin Furious a 400.000 USD, che valore avrà un domani? Ah ok, si creerà un mercato separato appunto per gli appassionati del brand, vista la particolarità. No, non credo proprio. Non sono orologi non sono assegni circolari, per farti capire. Magari tra tantissimi anni inizieranno a diventare collezionabili. E, come posso dire, investimenti. Adesso sono giocattoli per ricchi. Cioè, non hanno un reale valore di mercato quegli orologi lì. È tutto un listino pompato. Prezzo giusto per un Dayjust 16600 con bracciale originale. 16600? No, scusa, 16.00 è quello con la ghiera liscia. Minchia, prezzo giusto. Se lo porti via in buone condizioni, nudo e crudo a 3.000, fai un ottimo acquisto. Minchia, il Black Friday è a 145. Mamma mia, veramente. E io considero il Kamazu pagarlo bene anche a 190. 190, 100, 200 è un ottimo prezzo per il Kamazu. Io non uso app per gli orologi meccanici, perché sinceramente l'unica volta che ho provato a usarla non ci ho capito niente. E sinceramente, come si fa a basarsi su un'app per dei movimenti meccanici? Ragazzi, nulla è come un crono comparatore. Sì, te li tiravano dietro quella volta lì. Questo ti fa capire quanto poco costi fare un orologio ad una grossa azienda. Un buon metodo per ottenere un sub no deat a prezzi umani. Conviene andare sul vintage? Non darei mai i miei soldi a un reseller. Snake, un sub no deat a prezzi umani? L'unico che costa ancora poco è il 14060, due scritte. Il 4 scritte ormai è volato di brutto, più del 16610. Il 2 scritte no cosc si trova a prezzi abbastanza discreti. Online sei comunque da un reseller. Cioè sono tutti reseller quelli che vendono Rolex. Buonasera Muslo. Quindi Crono 24, ma io ti dico, ma non è la stessa cosa che comprarlo dal vivo da un commerciante che ti offre una revisione o un servizio post vendita. Perché non dovresti fidarti di un reseller? Omega Speedmaster è a carica manuale? Se sì, è difficile usarlo per un neofita. Parlo della referenza. Lo Speedmaster è una famiglia, non è un orologio solo. Dipende quale Speedmaster è. Vediamo.
Non mi ricordo ovviamente la referenza, che è impossibile. È il Moon. Questo qua è il Speedmaster Professional, il Moonwatch a carica manuale. Non è difficile, lo carichi una volta al giorno. È una cagata caricare un orologio. Lo carichi e basta. Ed è un bellissimo orologio, uno degli orologi più belli della storia, più iconici e più importanti di sempre, che si prende ancora a prezzi decenti. Prima o poi lo sposteranno e costerà 10.000 euro. Certe persone non comprano certi orologi per investimento, ci sono gioielli da milioni e li vendono. Certo, nessuno della gente che compra tutti quei soldi pensa all'investimento, sinceramente vogliono l'oggetto figo, lo comprano. E i rubli ti li indica, ma anche in euro, mi pare, anche in dollari. Allora no, allora 2021. La scatola non vale un cazzo. Sappilo, scatola è garanzia. Oppure solo garanzia. Se c'è un orologio con la scatola Rolex e manca la garanzia, non vale un cazzo. Devi pagarlo come un solo, devi pagarlo come un nudo e crudo. Chiaro. Mirko 77, buonasera. Arrivi tardi, siamo per chiudere. Hamilton Kaki 600, 300 metri. Scusate. O 300. Ah, lo conosco questo qua. Sì, è il... C'è un... È un orologio carino. Non mi fa... Aspetta, scusate, È un orologio sicuramente carino, non mi fa impazzire come design, ne ho avuto uno per varie settimane in prova. È un GMT, potremmo definirlo un GMT. Particolare, un orologio particolare. Non è l'orologio più robusto che abbia mai maneggiato. Le corone si erano spanate. Mi ricordo che non si avvitava bene. Non era stato usato tantissimo. Ha un buon movimento, un 28-92. È un orologio particolare. Magari lo rifaranno con una cassa un pochino fatta meglio. Mi ricordo che non era al massimo. Non mi ricordo, io ne ho maneggiato uno simile, ma non mi ricordavo avesse la finestra World Timer. Questo aveva le città del mondo, sì. Sì, l'ho definito GMT come per prendere la branca, la categoria. Ragazzi, io vi saluterei. Rispondo alle ultime tre domande e poi chiudiamo, che è già un pezzo che siamo in live. Comunque questa non credo che la caricherò su YouTube, perché si è spezzettata troppe volte, non avrebbe senso buttare 1000 video lì. Pazienza, chi vorrà recuperarla lo farà qua su Twitch. Sarà possibile cercare qualcuno che faccia orologi su misura, magari recuperando parti vecchie, per capirci come ha fatto Undersea Time? Non l'ha fatto esattamente lui, l'ha fatto un suo amico. Molti lo stanno facendo. In Svizzera prendono movimenti vecchi e li rifanno. Qualcuno può farlo, ma è difficile pensare che possano diventare cose diffuse, perché sono particolari cose molto costose, ricerca dei movimenti. Ancora due domande. Facendo pulizia in casa ho trovato un Eternamatic Contiki del 65 che apparteneva a mio nonno. Visto che probabilmente non viene revisionato da 30 anni, cosa mi consigli di fare? Per ora cerco di non farlo camminare. Fallo revisionare. Da un bravo orologiaio indipendente. Un orologio movimenti abbastanza semplici.
non nulla di, nulla di eclatante, saprà metterci mano tranquillamente. Se vuoi usarlo, fallo revisionare. Se vuoi tenerlo come cimelio, tienilo lì e basta. Spring Drive, ne ho parlato lo sfinimento in tante live, Marco, non vorrei ripetermi. Ultima domanda. NASA, ho già risposto all'inizio live. Ultima domanda, ragazzi. Ultima domanda. Ultima domanda. Che siete? Che vi è successo, ragazzi? Tutti timidi? A parte che credo di avere la musica altissima, porca paletta, l'avevo lasciata altissima da prima, però nessuno si è lamentato. Carica, orologio automatico senza fine corsa. Non esiste una fine corsa sugli orologi automatici con la carica manuale. Non succede niente. Una cosa che si capisce su alcuni movimenti, Alien Isolation... magari nel weekend mi piacerebbe, ma non c'ho più voglia in queste ore. In questi giorni avevo tempo, ma poca voglia. Ad esempio, sul 7750, ma anche sul 2892, caricandolo a mano, a un certo punto sentite un click quando arrivate alla fine. Quando arrivate a fine carica, perché quella è la frizione praticamente che stacca la carica e non si carica più praticamente. Quello è. Quindi gira a vuoto, ma non sta più caricando. E cambia leggermente il rumore. E il feeling al tatto si sente. Sì, COD, sto giocando a COD. È il Calamai svizzero che farò e recensirò mercoledì. Ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie per esserci stati. Grazie per la compagnia. Grazie ai sub. Grazie per tutta la chiacchierata come al solito. Sì, ma non su tutti. Ad esempio sui Seiko sta cosa non accade. Puoi girarli all'infinito e non cambia nulla. Però sui movimenti svizzeri alcuni si sente. Paolo, Simone, NASA, Sphinx, Gaetano, Mino, Cigno, Gabri, Jack, Jacopo, Andrea, Simone Lucente, Saveri, Gabrileon, Lord Ocelot, tutti. Buonanotte a Bombolone, Cattino. Buonanotte a tutti, ragazzi. Seguite la pagina dei meme e ci vediamo alla prossima live. Road to 1000 follower su Twitch. Buonanotte. Ovviamente vado su Call of Duty. Ovviamente, cioè, cosa potrei fare a quest'ora?